incontro, e conosciamo una titolare di un atelier lombardo, a un atelier a pochi chilometri da dove ci troviamo, quindi sicuramente ha avuto facilità a raggiungere la fiera di casa. Un atelier a Sesto San Giovanni, signora. Come si chiama l'atelier? Lady L. Lady L. Lei si chiama? Loredana. Loredana. Lady L. La L sta per? Loredana. Ma dai, non ci avevo pensato. No. Originale però. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Da fantasia proprio era. Signora Loredana, allora, io di lei so, uno, che ha una grande esperienza nel settore. Due, che cliente di questo brand, amica oltre che cliente, forse soprattutto amica, ormai si è instaurato un rapporto veramente forte con l'azienda. Con l'azienda, col personale dell'azienda, che in effetti sono veramente sempre molto presenti. Morilì, cos'è per lei, da quanti anni lavora e quanto la soddisfa questo brand? Allora, io penso di essere stata una delle prime in Italia a lavorare con la Morilì. Ci ho creduto dall'inizio, avevo un ottimo rappresentante, devo dire, che ha spinto molto, e negli anni, devo dire, mi ha ripagato tanto, le ripeto. Poi nel nostro lavoro la cosa importante è avere comunque di essere seguita al 100%, soprattutto per i clienti, e questo, devo dire, Morilì, sono il top. La soddisfatta, è cambiata, è cresciuta, si è migliorata in questi anni anche nel rapporto con i clienti. Sì, e le dirò, allora, in realtà è un'azienda che comunque è sempre stata molto, molto valida anche a livello proprio di costruzione dei vestiti, e questo è importante perché lavori anche meno poi. Certo. Negli anni ha migliorato, ha riempito un po' di più, ha variato anche le varie linee e tutto quanto, quindi oltretutto c'è un'ottima qualità prezzo, e questo... Ha già detto tanto del brand, degli abiti e delle scelte che lei sta facendo qui per le sue clienti. Allora, cambia un po' la percezione del matrimonio, anche l'organizzazione del matrimonio, per una ragazza che si sposa in Calabria o in Sicilia, da dove noi arriviamo tra l'altro, o che si sposa qui in Lombardia, forse anche i gusti? Allora, ma fondamentalmente, leggermente, ma il sogno del matrimonio, dell'abito da sposa comunque rimane, quello è indelebile dal nord al sud. Al nord probabilmente c'è appena appena un briciolo di riservatezza in più, nel senso si è meno appariscenti, ma per il resto... Beh, giù ci sono i festoni del matrimonio. Anche le location, anche le grandi location per i grandi eventi, qual è il matrimonio. Qui magari si organizza un po' meno la festa. Ma un po' meno, ma io sono convinta che comunque quello che c'è nel cuore poi comunque è uguale dappertutto, quello rimane. Il sentimento è quello, l'anima e l'animo con cui gli sposi si avvicinano poi al matrimonio. Signora, grazie per questo incontro, mi raccomando, non rientri tardi a casa in atelier, perché ha tanta strada da fare. Tantissima, devo andare via presto oggi. Grazie. Lady L, grazie Loredana, buon lavoro, grazie.